week. Uè! In questo periodo in Italia stiamo vivendo una delle crisi idriche più importanti della nostra storia, causata da un lato da fattori ambientali, come l'aumento delle temperature e la scarsità delle precipitazioni, e dall'altra da problemi strutturali da ricercare, ad esempio nella manutenzione della nostra rete idrica. Problematiche così note, così chiare, che quando ho scoperto per la prima volta il fenomeno dei cosiddetti complottisti della siccità, non ci credevo, pensavo si trattasse di quattro gatti che si scambiassero quattro memini sui gruppi Telegram. Poi ho scoperto che la situazione è ben più grave. Signore e signori, bentornati all'Infiltrato, la serie nella quale mi intrufolo nei gruppi più strambi del web per portare alla luce trame malefiche ed intrighi internazionali. Nella puntata di oggi sono tornato nei gruppi di complottisti su Telegram più popolati per approfondire quella che oggi noi conosciamo come emergenza climatica, ma che loro chiamano in ben altro modo. L'emergenza senza emergenza. Perché dovete sapere che in realtà l'unica emergenza che c'è in questo paese di zombie e di tiranni è quella democratica. Ora, non è che siano tutti negazionisti della crisi idrica, c'è anche chi crede che sia stata disegnata a tavolino dai potenti. Una siccità voluta e organizzata per i non cervelli dei covidioti. La cosa che li accomuna è quindi la mancanza di preoccupazione per questa emergenza siccità. A parte lo scherzo, più che la siccità, temo le inondazioni. Il nostro globo è terracqueo, solo due terzi di terre emerse, poi solo acqua. Proporzioni a parte, possiamo riassumere tutte queste visioni in una frase. Sveglia! Tra poco siamo finiti nel burrone! Sveglia! Ovviamente lo stato di emergenza è visto come l'ennesimo sopruso dittatoriale, l'ennesima limitazione alle libertà personali. Come da copione! La siccità in Italia. Oggi il Consiglio dei Ministri versa lo stato di emergenza per 5 regioni. Le prime 5 regioni per cui in serata dovrebbe essere decretato lo stato di emergenza sono Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia e Veneto. E c'è subito chi si dice diffidente. In Piemonte ha diluviato, brutte pippette. Le regioni più piene di montagne, ghiacciai ed acqua. Mannaggia, i potenti non ci hanno pensato che ve ne sareste accorti. Non vi sfugge proprio niente, eh? Finalmente qualcuno si sta accorgendo, ma anche settimana scorsa ha piovuto in Val d'Aosta, ma non c'è acqua. E per una settimana cos'è successo? Magari ti diranno che per il caldo ed è evaporata. Mi stai dicendo che l'acqua evapora? Qui in Veneto piove da un'ora. Cavolo, già da un'ora. Ancora qualche minuto e Milano diventerà la nuova Atlantide. E c'è chi parte con le filippiche vittimiste. Perché ogni volta che c'è un'emergenza si parte sempre dal nord? Il nord, da sempre l'area più bistrattata e discriminata d'Italia, eh? Comunque c'è una risposta, eh? Perché è la zona che produce maggiore ricchezza e dove ci sono le principali colture agricole. Se vuoi creare la crisi alimentare, devi bloccare chi produce il cibo. E nel sud purtroppo ci sarà successivamente. E quindi, se già la convinzione di questo piano malvagio è ben radicata nella testa dei nostri complottisti, cosa potranno mai pensare delle iniziative a riguardo da parte del governo? Il commissario straordinario per il contrasto e la prevenzione della siccità, previsto da apposito decreto, avrà poteri speciali e resterà in carica fino al 31 dicembre 2024. A prescindere che piova, faccia caldo o faccia freddo, l'emergenza è stata inculcata nella mente delle persone e tanto basta. Ora, nel momento in cui sto registrando, il decreto ancora non è stato varato, quindi tutte queste certezze non so da dove arrivino. Comunque, anche leggendo gli articoli che sono usciti finora, non è che sia proprio così, eh? Si parla infatti di interventi prioritari da realizzarsi entro il 31 dicembre 2024. Non mi sembra una cosa così fuori dal mondo, cioè non è così slegata dalla realtà, proprio a prescindere dalla bontà o meno dell'iniziativa, cioè se hai dei problemi strutturali, non è che puoi risolverli in 3 giorni, non è che puoi prendere 20 lavoratori stagionali e trasportare i secchi d'acqua a dorso di mulo dalle Alpi. Però niente, loro sono già partiti per la tangente.
Adesso cosa fa? Viene a controllarmi quante volte mi faccio il bidet o la doccia? Mi fa la multa perché sono pulito? Oppure perché non puzzo? Certo, perché il commissario è chiaramente un commissario di polizia, un controllore. Ogni scusa è buona. Tubature che perdono acqua da decenni, invece rimangono così. Ma è proprio a quello che serve! Un altro bastardo da mantenere, ma non con i miei soldi! E invece, pensa un po', lo faranno proprio con i tuoi soldi. E tu non puoi farci proprio niente. Ma a questo punto mi chiedo, ma perché il governo vuole farci tutto questo? Solo perché sono malvagi? Vediamo un po' le motivazioni, vi avviso. C'è chi dice che non esiste niente, c'è chi dice che esiste tutto, siamo tutti perduti, tutto fa travolino. C'è un po' di casino. Lo fanno per sterminarci, ovvio. Tutto è programmato a tavolino. Virus, guerra, siccità, virus, gli piaceva. Poi se staremo buoni e sottomessi, la carestia. Prezzi alle stelle, le multinazionali fanno sparire le merci dai supermercati. Potranno acquistarli chi è ricco di soldi e potere, per il resto la fame. Così calerà la popolazione mondiale. Cingolani ha detto che la Terra può contenere 4 miliardi di persone, per cui 2 miliardi e più sono da eliminare. Ormai si credono degli dei che, come nell'antichità, decidevano vita e morte delle persone per volere divino. Noi lo vogliamo? Ci sono così tante cose sbagliate in questo commento che non so proprio da dove cominciare. La siccità è un'altra presa per il culo nei nostri confronti, perché vogliono continuare a tenere emergenze dopo emergenze all'infinito finché noi non diremo basta! È un gioco, quindi. Una burla. Perché non usate una cazzo di virgola? Mamma mia che devo andare in extra bit ogni volta. Cercano di attaccarci in qualunque modo. Ormai è guerra dichiarata al popolo. In ogni modo, non si vive più. Signora mia, dove andremo a finire? Anni 90, Berlusconi al governo. Piemonte sotto l'acqua. Alcuni amici mi spiegarono come con semplici movimenti di dighe e deviazioni fai quel che vuoi, anche per far aprire i forzieri per le catastrofi naturali. Quindi in realtà lo facciamo per ottenere denari dall'Unione Europea. Quindi è una cosa buona, no? La solita farsa di Draghi per privatizzare l'acqua pubblica. Sveglia, popolo di analfabeti funzionali ebeti merdosi. Sì, ma stai calmo. Una macchina ad acqua nel 1974 nascosta dalle Big Oil. Emergenza idrica? Perché non vogliono che sappiamo che la usiamo per questo? Oppure ce la vorranno far pagare oro come il petrolio? Potremmo guidare ad acqua automobili, ma le forze che manipolano l'umanità non lo permetterebbero mai. Man mano che la coscienza umana aumenta e il sistema di controllo si dissolve, vedremo l'emergere di grandi tecnologie come questa? Quindi in realtà lo fanno per impedirci di accedere all'acqua e sperimentarla come benzina di un motore. E poi vogliono far aumentare i prezzi, ma... come fanno? Come fanno a mettere in piedi tutto questo? Sono scie chimiche killer che aerei e velivoli irrorano dal cielo sostanze velenose, bario, alluminio, metalli, silicati, su cose, terreni e persone per conto della NATO e il benestare dei governi italiani. Questa attività, svolta da oltre un decennio, si è intensificata in questi anni con frequenza giornaliera su gran parte delle regioni italiane. Signore e signori, le scie chimiche... Analisi impeccabile. Ma è analisi impeccabile cosa? Ma ha messo delle foto, ma che analisi è? Il comando è a Roma, governo. Gli esecutori sono rispettivamente regioni e comuni. Per non far defluire l'acqua dai bacini di raccolta, chiudono le paratie e le chiuse. Questa è la siccità che creano per noi italiani le delinquenti regioni e comuni. Ah, ma allora basta far chiudere le paratie. Easy, io che stavo già facendo partire un aereo per far irrorare DDDT il cielo. Fermo, ferma tutto, Pier Piero, non serve più. La siccità è una cazzata. Hanno semplicemente aumentato i bacini per l'idroelettrico e danno la colpa al cambiamento climatico. Ah, che babbazzi. Gli serve per produrre l'energia elettrica per permettere a te di andare su internet a scrivere le tue cazzo. Amici miei, prima di passare al vaglio le interessantissime soluzioni proposte per risolvere l'emergenza climatica, vi invito ad iscrivervi e lasciare un mi piace, un commento. Se non sapete cosa scrivere, scrivete il vostro piatto preferito. Può sembrare una cavolata, ma aiuta in realtà a spingere le video su YouTube. Direi che possiamo proseguire con le tantissime soluzioni semplici a problemi complessi proposte dai nostri eroi. Io mangio l'anguria e piscio le cascate del Niagara. Io questo l'ho adorato. Date un'anguria a quest'uomo.
Mio figlio vive da anni a Dubai. La temperatura in estate supera anche i 50 gradi. A Dubai fanno piovere artificialmente. Se volete, ho i video della pioggia che mi manda mio figlio. Ma certo, lo fanno ogni giorno! Non è un esperimento che è costato milioni di dollari! Cosa ci vorrà mai ad affittare milioni di droni e far elettrizzare tutte le nubi presenti sull'Italia? E al massimo, se abbiamo problemi di budget, usiamo qualcos'altro, qualcosa di più artigianale, che ne so, un bell'asino che vola? La soluzione è di andare a prendere il sindaco e da buttare nello scarico. Non mi è ben chiaro il meccanismo, però mi sembra promettente. Se fossi nel governo, investirei in questa direzione. Perdonate la mia ignoranza, ma il fiume Po è alimentato da qualche bacino e bloccabile in qualche modo? Sì, da monte ha qualcosa come 15, ma credo anche più affluenti, e se blocchi quelli svuoti il Po. Guarda su Google e vedi gli affluenti. Si assaltano le dighe e si aprono, là da qui è pieno! Raga, no! Vi prego, non assaltate le dighe, sennò fate la fine degli stronzi nel water e la fate fare anche a tutte le città a valle. Vi prego, non andate ad assaltare le dighe. Prego. Se il sistema cerca di fotterti, gioca d'astuzia. Fottilo prima tu. Oh, ok. Idee su come fottere il sistema? Basta strafottersene, esattamente come l'obbligo vaccinale. Ah, basta chiudere gli occhi e non pensare al problema. Come ho fatto a non pensarci prima? Ragazzi e ragazze, fate girare. Per risparmiare acqua, direi di chiudere i rubinetti delle SPA e di vietare di innaffiare i campi da golf. Vediamo se ci rinunciano. Chiudiamo tutte le SPA, mandiamo in crash il sistema industriale italiano. Mi sembra una buona prospettiva. Ma poi c'è i campi da golf, ma che minaccia è? Oh no, Pier Piero, come facciamo? Volevo giocare a golf questo weekend. Vabbè. Partitina tennis? Se manca l'acqua, la colpa è dei governanti di merda che non fanno gli invasi come riserva idrica. Vado subito a prendere la vanga. Se in Italia ci fosse stata una classe dirigente lungimirante e non succube del potere ossessivo e psicopatico degli USA, avrebbe dovuto prevedere da sempre a queste emergenze installando dissalatori sulle nostre coste invece di arricchire i loro portaborse. Ecco arrivato il punto in cui la gente dovrebbe riconoscere che quello che abbiamo vissuto e che forse vivremo è tutto calcolato a tavolino. Adoro come i complottisti siano mega esperti in qualunque professione. C'è scarsità d'acqua? E che problema c'è? Mettiamo i dissalatori, ci mettiamo sulla spiaggia con una cannuccia e facciamo tutto. Come dite? Costi, tempi, efficienza, scorie, energia necessaria. Cannucce, cannucce, cannucce. Acqua potabile? Avete mai sentito parlare per caso degli Emirati Arabi, di Dubai o di Abu Dhabi? Parlate a loro di siccità. In estate hanno una temperatura media di 40 gradi. Sapete quanti sono i giorni di pioggia da maggio a ottobre? Zero. Eppure l'acqua potabile la potrebbero vendere. Oltre ad un'efficienza di altissimo livello, la chiave di volta è stata la costruzione di un gigantesco dissalatore. Andategli a raccontare ora che da noi, con un clima ed un territorio infinitamente più clemente, non siamo in pieno deserto mi pare, dobbiamo razionare le docce e persino i bisogni corporali. In agenda c'è solo la sofferenza e lo sterminio del popolo italiano a cui viene centellinato tutto. Si dirà che da noi non ci sono i soldi, tranne che per gli elisir, le armi altrui, l'accoglienza terzomondista e le cooperative rosse. E alla gente sta bene. Ci siamo castrati di cazzonaggine, di moneta unica, di ricatti economici, di espropri aziendali e bancari, di cessioni criminali di sovranità, di spread e di assassine agenzie di rating. Ma non abbiamo capito, non abbiamo voluto capire e non lo vogliamo ancora oggi. All-in, ormai è tutto a cazzo, spariamo robe a caso. Assassini tutti, ci hanno imposto pseudovaccini che fanno morti e malati, sono tutti da processare per omicidio, miserabili corrotti delle case farma. Freestyle! Nel frattempo, mentre gli italioti credono anche alla minchiata della siccità, Fedez Ferragni mettono un bel post con la loro piscina olimpionica, un modo per dire: ma quanto sono coglioni sti italioti, si fanno prendere per il chiulo che è un piacere, l'estinzione è imminente! Gran mix! Le micidiali armi dei progetti HARP e DARPA. Questa siccità non è che per caso faccia seguito all'operazione Covid-19, alla guerra in Ucraina per obiettivi assai discutibili e ormai conosciuti? Ci mettiamo pure le armi segrete!
segreti e la guerra! Credo proprio che le scie chimiche, unitamente probabilmente alle tecnologie delle antenne, ora la domanda è: la siccità creata è solo per distruggere agricoltura e ricattarci con i loro cibi? O comunque perché senza acqua la vita è impossibile? E c'è qualche motivo militare in Europa in preparazione ad un eventuale conflitto? Tutto! Ci mettiamo tutto! Da questi farabutti al soldo del Deep State c'è da aspettarsi di tutto. Tutto. Ho detto tutto. Bene, vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale, a dare un'occhiata agli altri video che magari potreste trovare interessanti, lasciare un mi piace, un commentino col vostro piatto preferito. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata con una frase che racchiude tutto quello che abbiamo visto oggi, direi. Questi pazzi hanno deciso di distruggere la Terra come se ne avessimo un'altra dove andare. Ecco, mi sembra una strategia plausibile e sensata.